Vicino a Piazza Sozziglia tutto rimanda al commercio, al mercato, allo scambio di materie prime. Vico del Fieno, Via degli Orefici e l'area dei Macelli sono tutte attività essenziali a cui fece da sfondo, in tempi più antichi, il rumore dell'acqua dei rivi che scendevano dall'acquasola. L'acqua era un elemento essenziale per le zone ad alta vocazione mercantile della città. Infatti essa serviva a purificare laddove si macellavano le bestie oppure dove si lavoravano le tinture, ma anche i metalli. Del resto Sozziglia confina con Campetto, il Campus Fabrorum, la piazza dove lavoravano gli orefici, in genovese Fabreghi. E quindi da un lato Campetto e dall'altro Sozziglia divengono un crocevia fondamentale per la produzione e lo scambio delle merci, che si amplieranno notevolmente durante il periodo della Repubblica di Genova, a partire dal 1528. Nel Cinquecento, infatti, anche l'area di Sozziglia visse una trasformazione straordinaria, dovuta al balzo di portata europea della città stessa. Le antiche dimore trecentesche, di cui si vedono ancora i grandi archi a sesto acuto, quasi nascosti in Vico Neve, vennero soppiantate dai meravigliosi palazzi degli aristocratici, che confluiranno poi nel sistema dei Rolli. Vincenzo e poi Ottavio e Gian Giacomo Imperiale edificano, decorano e ristrutturano ciclopiche dimore di qualità e dimensioni straordinarie. L'evento dell'anno 1585 è l'edificazione del palazzo poi detto del Melograno, che ancora domina con la sua mole sia a Campetto che Piazza Sozziglia. Ma nonostante questo vero e proprio terremoto urbanistico, Piazza Sozziglia non perse mai la sua vocazione commerciale. Infatti anche nei periodi successivi alla fine della Repubblica di Genova, in Piazza Sozziglia nacquero diverse botteghe, in parte per la produzione e lo scambio di beni sostanzialmente quotidiani, come è il caso della cartoleria Barisione, ma anche e soprattutto per quanto riguarda i beni alimentari. E in questo senso nacquero prima Romanengo, quindi la prima confetteria d'Italia, e successivamente i macelli, che ancora oggi possono essere ammirati proprio nei dintorni della piazza. È così che si incontrano in questi vicoli strettissimi attività come la macelleria Nico, erede di generazioni di macellai, e che conserva ancora oggi uno strepitoso banco marmoreo scolpito nel XIX secolo e testimone dell'importanza di questa attività nel panorama cittadino. Lo stesso si potrebbe dire per la tripperia Casana, la cui porta si apre al fianco di un meraviglioso portale cinquecentesco di matrice gaginiana. Una vera e propria primizia di quegli straordinari manufatti che sono i portali genovesi. Fonti ci raccontano addirittura che in Sozziglia venne costruito un barchile nel 1578. Ma che cos'era un barchile? Era sostanzialmente una fontana che veniva scelta come punto di ritrovo dagli equipaggi delle galee genovesi. Tuttavia questo barchile non ebbe una gran fortuna nella piazza, perché a causa della sua larghezza, in un ambiente come potete vedere piuttosto stretto, non permetteva il passaggio dei carri, che al tempo erano gli strumenti utilizzati per spostare le merci. Quindi questo barchile venne spostato in altri spazi aperti della Superba, divenendo una sorta di filo conduttore che lega le piazze e i mercati di una città straordinaria.